funziona. Vabbè, allora possiamo dare inizio a questa presentazione. Prima di cominciare, sarà bene, perché insomma si tratta di un libro sicuramente importante, ma forse andrà minimamente collocato all'interno di un contesto storico. Quando Mayhew scrive, ci troviamo proprio in piena età vittoriana, quindi è evidente che è uno dei momenti più grandi, più importanti, più famosi anche storicamente della storia inglese. L'Inghilterra è oramai lanciata sia sul campo, diciamo, industriale, ma anche nella realizzazione della politica coloniale, per cui pensate che arriva intorno al 1860, arriva a 200 milioni di sudditi. Londra, la Londra che viene descritta nelle pagine del volume, oramai ha quasi 2 milioni di abitanti. Se pensate che a Roma non arrivava a 150.000 abitanti, Firenze non arrivava a 80.000 abitanti, insomma c'è una certa... è chiaro che quindi ci troviamo di fronte quindi a un paese che oramai diciamo, è lanciatissimo sul piano economico, sul piano politico, ma che sta vivendo in pieno le contraddizioni, diciamo, dello sviluppo capitalistico. Per cui da un lato c'è, diciamo, questa grande ricchezza che viene impiegata nei commerci, nei traffici, nel migliorare, ampliare il tessuto industriale, dall'altro c'è questo enorme problema del pauperismo, cioè dato dalla presenza di centinaia di migliaia di indigenti proprio della stessa Londra. È evidente che il governo inglese, che è sempre stato un governo riformatore al momento giusto, stava all'epoca lavorando proprio per allargamento del suffragio universale, e soprattutto c'erano tre, diciamo, movimenti politico-ideologici. Prima di tutti era il cartismo, che era la base, diciamo, di questi tentativi riformistici, che poi naturalmente non erano i cartisti a portarli avanti, ma era la politica anche, diciamo, della destra inglese. E poi c'erano due grandi personaggi che ancora oggi vengono studiati. Uno era John Stuart Mill, credo, quindi la nascita della libertà in senso lato, il liberalismo che va verso la democrazia, la libertà delle donne. E poi c'era un altro personaggio che contò molto, sempre all'epoca di Mayhew, che era Richard Cobden. Perché contò molto? Perché Cobden si batteva da sempre per l'abolizione dei dazi sul grano, e questo effettivamente aveva favorito molto anche gli strati sociali più poveri, che si era abbassato il prezzo con la liberalizzazione del commercio dei grani. Ecco, Mayhew si inserisce all'interno di questo velocissimo quadro della società inglese. È un uomo di cui poi vi parlerà meglio l'autore, Mauro Cotone, ma insomma di grandi interessi. Nasce come avvocato, diventa soprattutto un giornalista e un editore. Si rovina economicamente, proprio perché, non lo diciamo qua perché siamo in casa di editore, ma insomma è evidente che
lancia anche delle riviste di grandissimo interesse, per esempio la rivista Punch, quest'altra rivista che si chiama Iron Times, che è una rivista geniale, nel senso che la rivista degli anni 40, nella quale lui è una rivista di curiosità sulle ferrovie, di storia delle ferrovie, di progetti, insomma è una cosa, mi piacerebbe vedere una copia, ma mi sa che sarà solo a Londra, non ne ho trovate in Italia. E quindi va bene, Punch ha avuto una grande circolazione che credo che sia rimasta, no, fino agli anni 60. Io non so chi dei due prima vuole intervenire, o se nel frattempo Mauro vuole parlare un attimo di meglio, per descrivere un po' meglio, diciamo, il personaggio, e poi dopo diamo la parola ai due relatori per, diciamo, Dunque, sentite, sì, Meio era un giornalista del periodo vittoriano. E, in occasione di una epidemia di colera che ci fu nel quartiere di Bermondsey, il quartiere povero di Londra, è stato mandato a fare un reportage sulla situazione delle morti per colera. Ha pubblicato un articolo e, siccome ha ottenuto un grande successo, i lettori hanno chiesto ripetutamente al giornale di continuare questa ricerca. Lui quindi, basandosi su questo successo immediato, si è fatto assegnare dei collaboratori e ha battuto un po' tutta Londra, dividendosi con i collaboratori Londra, anche i dintorni, e per anni ha pubblicato articoli nei quali appunto lui intervistava. Era molto schematico, era molto un classificatore, quindi lui intervistava e li aveva indicati nel libro i raccoglitori di ossa, di stracci, i raccoglitori di escrementi di cane per le concerie, i venditori ambulanti, e lui poi classifica tutte le categorie: venditori di frutta e verdura, ambulanti, caffè, eccetera, ladri, prostitute, vagabondi, insomma descrive tutto il mondo vittoriano che, come diceva appunto Lauro Rossi, aveva da una parte un'espansione industriale commerciale dell'impero britannico e dall'altra parte aveva queste schiere di poveri che poi sono quelli che Dickens descrive nelle sue opere. Quindi affronta tutte le tematiche della legge sui poveri che erano state emanate in quegli anni, gli alloggi comuni che erano alloggi nei quali si viveva a poco prezzo, ma vivevano, erano di fatto dei ritrovi tra il lupanare e l'abbandono totale, insomma. E descrive per esempio il caso del ragazzo che vedete qui nel retro di copertina, le allodole del fango venivano chiamate, che erano i ragazzi che andavano a razzolare poi nel fango del Tamigi quando scendeva la marea e raccoglievano pezzi di ossa, pezzi di ferro che trovavano e andavano a rivendere per guadagnare qualche soldo, insomma. La cosa che vorrei un attimo soltanto puntualizzare, il nocciolo un po' della cosa, in quegli stessi anni Engels pubblicava la situazione della classe operaia in Inghilterra con un approccio completamente diverso. Se si legge Engels si trova la situazione della classe operaia, quindi si trovano i lavoratori, le rivendicazioni, e un approccio naturalmente di tipo marxista. L'universo descritto invece in quest'opera è quello del sottoproletariato, tutta un'altra categoria che non è sicuramente una categoria che mira alla contrapposizione di classe, anzi sono tutte persone abbrutite, persone che accettano fondamentalmente la gerarchia vittoriana delle classi che c'era. Meglio è il primo che l'accetta, perché lui era un borghese illuminato, tutto sommato, era uno studioso, un giornalista appassionato, però non mette mai in discussione, né lui né i suoi intervistati mettono mai in discussione la gerarchia delle classi dell'universo vittoriano. Quindi è il sottoproletariato che Marx naturalmente descriveva come classe che non porta sicuramente alla contrapposizione, alla lotta di classe. C'erano i cartisti, come ricordava Lauro, molti di questi
intervistati si dichiarano cartisti, anche se non sembrava che avessero una grande chiarezza di idee su che cosa significava. Cioè, il cartismo era una corrente che più che altro andava sul piano istituzionale, quindi chiedeva riforme politico-elettorali, chiedeva parlamenti annuali, suffragio universale, era più che altro sul piano istituzionale, che però chiedendo il suffragio universale andava a intaccare quella, una delle prerogative della borghesia, che era il voto per censo, che naturalmente aveva portato dopo la rivoluzione francese, con la rivoluzione industriale, aveva portato all'affermazione della borghesia sul piano anche istituzionale. Propugnare il suffragio universale naturalmente significava scardinare un po' quella priorità che la borghesia si era guadagnata con l'avvento, la divisione dei poteri, Montesquieu, Rousseau, eccetera, insomma, tutte le tematiche illuministiche. Va bene, questo è un po' il panorama dell'autore. Ecco, perché diciamo le tematiche sono storico, sociali, politiche e di carattere invece più letterario, quindi i due relatori potranno affrontare queste due diverse facce. Allora, io direi di cominciare a dare la parola al professor Francesco Fantera, che è qui, Fabrizio Fantera, che è docente di lingua e letteratura inglese presso il Liceo Morgagni qui a Roma, e poi insegna all'Università di Roma 2. Prego. Allora, grazie. Sì, quello che poi è interessante intanto è partire dal testo, dalla traduzione, una bellissima traduzione, diciamolo pure, perché se uno prende anche l'originale non è facile rendere oggi interessante la lettura di un testo come questo, così particolare, così dettagliato, così articolato. Quindi intanto ecco, partiamo da questo dato: il libro si legge nonostante magari qualcuno abbia lamentato, ma ed è vero, il font è particolarmente, no? Piccolo, sarà 10, 11, non so, insomma, però c'è anche la versione large, ci dicevano adesso, quindi probabilmente è anche migliorato in questo senso. Allora, io partirei proprio dal titolo, no? Il lavoro e i poveri, due tematiche attualissime, anzi direi proprio cogenti oggi, no? Sono proprio i temi di cui si sta discutendo in questi giorni. E allora, sempre per provare a trovare una attualità di questo testo, del perché dopo 150 anni, 160, uno dovrebbe andare a leggersi un testo del genere, che è quello che poi normalmente si fa, no? Con gli studenti di liceo, ma anche più grandi. Oggi questo panorama della Londra della metà dell'Ottocento non è nient'altro che quello del film Slumdog Millionaire, no? Esattamente lo stesso, spostato di latitudine, spostato di secolo, ma è esattamente quello, è quello delle grandi baraccopoli del sud del mondo, e quindi la realtà che troviamo qua, il sottoproletariato che citava prima Mauro Cotone, è esattamente quello che oggi, a distanza di un secolo e mezzo e in altri contesti, vediamo nei tre quarti del mondo. Per cui è ancora molto interessante andare a vedere queste cose, soprattutto ecco, in questa logica del mondo globalizzato. L'altro elemento sicuramente interessante è quello che questo è giornalismo d'inchiesta, che fa parte un po' della tradizione britannica, no? Da noi quando qualcuno magari vede la Gabbanelli su Report dice ah, finalmente qualcuno fa inchiesta. Non se ne fa molta l'inchiesta qui da noi, in Inghilterra la si fa ancora, e sicuramente questa è una buona scuola d'inchiesta, anche perché si va a vedere direttamente, non con le ANSA che arrivano, ma si va direttamente sul luogo a vedere. E allora è interessante vedere come, essendo Matthew nato nel 1812 e Dickens anche nato nel 1812, questo parallelo, no, curioso tra personaggi che hanno percorso lo stesso secolo. Poi Mayhew vivrà un po' di più di Dickens, ma insomma la loro vita è fondamentalmente alla metà, al centro del periodo vittoriano dell'Ottocento. E quindi da una parte io qui ho portato dei testi che troviamo nei licei, insomma, che ci presentano questo periodo vittoriano sempre con questo taglio. C'è una particolare predilezione anche nei brani scelti antologici che vengono proposti ai ragazzi e agli studenti, l'interesse per questo sottoproletariato, per i giovani poveri, per queste realtà misere e miserevoli. E direi che l'interesse di Dickens, e quindi in
qualche modo io auspicherei anche poi per Mayhew, perché chissà, magari questa traduzione potrebbe spingere qualche autore o qualche autrice dei testi scolastici a inserire in inglese un paio di articoli presi da Mayhew. Sarebbe interessante proprio, no, averli poi proprio sui testi, anche come elemento di accessorio. E è interessante capire che l'altro ieri, il 6, è uscito in tutti gli schermi italiani Grandi Speranze. Ora, non sappiamo com'è, poi andremo a vedere, magari non è neanche una gran cosa, però è interessante vedere che ancora oggi addirittura le grandi produzioni, le grandi major affrontano e mettono al cinema un romanzo della metà dell'Ottocento, un romanzo quindi con 150 anni d'età, e lo ripropongono al grande pubblico. Questi elementi, quindi, secondo me, questi due parallelismi sono molto utili per provare a capire questi percorsi dei nostri due, Mayhew e Dickens. Provo a vedere anche di tirar fuori, insomma, alcune cose che appaiono nel testo di Mayhew e che in qualche maniera troviamo anche in Dickens. Ovviamente qui parliamo di inchiesta, parliamo di cronaca, e qua dall'altra parte parliamo di fiction. Perché questo interesse? Sicuramente, lo citava prima lui, no? La presa di coscienza della classe media, insomma, parliamo di Mayhew con origini, il padre avvocato, certamente non le stesse origini di Dickens, però ecco, la classe media sembra interessarsi anche ai guasti del sistema. C'è una citazione interessante qui a pagina 126 in cui dice: prima di classificare quelle che considero le cause che portano i ragazzi a un mestiere di strada con tutte le loro tristi conseguenze, vorrei sottolineare però che la colpa non può essere loro imputata quando muovono i primi passi. Possono essere stati maleducati, maltrattati, trascurati, spinti regolarmente al vizio o semplicemente lasciati in strada a formarsi da soli. La colpa allora va data ai genitori o a quelli che dovevano prenderne il posto, lo Stato o la società. Il che non vuol dire che poi, come vi ho detto prima, ci sia una critica politica, no? o al sistema. Però è interessante questo approccio illuminato di un borghese che si rende conto che poi le responsabilità vanno ripartite in maniera equanime. Un altro elemento interessante che troviamo, e che è il brano di tutte le letterature che abbiamo, ma anche quando eravamo ragazzi noi, insomma, le letterature dei licei, è sicuramente il brano I Want Some More, no? In cui il nostro povero Oliver Twist è costretto, suo malgrado, ad andare a chiedere un po' di cibo in più. E è interessante in questo brano, che io adesso prendiamo appunto dalle antologie di oggi, vedere come due aspetti: l'aspetto proprio del bisogno che poi anche Mayhew evidenzia quando parla dei ragazzi orfani, no? dei bambini orfani di Londra. E qui ci dice Dickens, dice: Oliver Twist e i suoi compagni soffrivano le torture della lenta morte per fame, e ormai tutto andava avanti da circa 3 mesi. Alla fine divennero così voraci e così spinti dalla fame che uno di loro, che era alto per la sua età e non era abituato a questo genere di cose perché suo padre aveva una piccola mensa, minacciò i suoi compagni che se non avesse avuto un'altra ciotola di cibo per diem, scrive Dickens giocando sempre sulla lingua, temeva che prima o poi di notte si sarebbe mangiato il bambino, il ragazzo che era vicino a lui, che era quasi sicuramente il più giovane di tutti e il più tenero. Allora, c'è la ridondanza del linguaggio che non troviamo sicuramente in un giornalista, questo è evidente, linguaggio molto più verista, molto più sul pezzo. E dall'altra parte c'è questo bisogno che è evidenziato in maniera eclatante. Allora, è interessante vedere come nella traduzione appunto di Mauro Cotone si parla, no, del... cioè, questo ragazzo, malgrado fosse orfano, dice, un giorno non aveva trovato nessuno che gli avesse dato nemmeno mezzo penny, e verso la sera del giorno dopo la fame l'aveva reso coraggioso, se non disperato. Come per un impulso improvviso ha avvicinato un vecchio signore che camminava lentamente per Hyde Park e gli ha detto: signore, ho passato 3 settimane a chiedere l'elemosina, adesso muoio di fame, dateci 6 penny o vado a rubare. Il signore si fermò a osservare il ragazzo.
È evidente che stiamo parlando della stessa situazione, è evidente che cambia il contesto, cambia la modalità, cambiano i generi ovviamente, però quella è la realtà di quell'Inghilterra vittoriana che prima il coordinatore no, sottolineava. Un'ultima citazione per mettere poi appunto in parallelo le due opere, i due autori contemporanei, è sicuramente quella, come dicevo prima, del linguaggio. Ve l'ho tradotto un po' al volo mentre lo leggevo ed è interessante vedere che invece qual è invece il linguaggio di Mayhew. Mayhew a un certo punto sembra un po' Robinson perché dice: ho poi cercato di conoscere i mestieri a cui essi stessi erano stati avviati. 17 erano manovali, 7 marinai, 3 tessitori, 2 muratori, 2 calzolai, poi va avanti. Ho scoperto poi che 40 su 55 sapevano leggere e scrivere, 4 sapevano solo leggere e solo 15 non sapevano fare né l'uno né l'altro. E va ancora avanti. Quindi ho chiesto loro quanto avessero guadagnato nella settimana passata. Uno non aveva guadagnato nulla, un altro uno scellino, 11 avevano guadagnato 2 scellini, 8 3 scellini e così via. È evidente, no? La differenza, ma proprio perché stiamo parlando di generi diversi, ed è evidente come quanto sia importante un testo come questo per poter poi capire la capacità, la straordinaria capacità narrativa di Dickens, che riesce a raccontarci queste sue storie che ancora appunto hanno un appeal straordinario. E però partiamo da questa fonte, quindi una fonte sicuramente inesauribile. Un'ultima e conclusiva osservazione è quella appunto che dicevamo oggi come è poi dopo... come si può vedere questa Londra? Vabbè, ce la raccontano i libri, i film cercano di farcela vedere, ci sono i romanzi, però è possibile ancora, dicevamo anche l'altra volta, che è possibile, prenotandosi anche online alla London's Walk, andarsene a Londra e alle 2:30 del venerdì, no, alla fermata di Temple Bar, ci può andare a fare una passeggiata per la Londra dickensiana, anche per quella la Londra underground, che troviamo qua. Prima lui citava, no? Anche i luoghi di Londra, che sono esattamente quelli dove inizia la cronaca di Mayhew, sono esattamente gli stessi quartieri, le stesse zone che troviamo in Oliver Twist, che troviamo David Copperfield, che troviamo nelle opere, lì nella visita si vede anche l'Old Curiosity Shop, per dirne una. Quindi ancora oggi c'è questa curiosità che... C'è senz'altro un libro come questo anche in Italia continuerà a nutrire, perché evidentemente c'è interesse intorno a questo tema. Grazie al professor Fantera. Prima di dare la parola al professor Adolfo Noto, che è docente di storia delle idee politiche e sociali presso l'Università degli Studi di Teramo, volevo insomma ricordare una piccola cosa, ma secondo me è abbastanza interessante. Cioè, quando scrive Mayhew, in quella Londra c'erano tanti italiani, esuli, patrioti, costretti a... ma ce n'era uno in particolare che era Mazzini, il quale proprio di fronte, diciamo, ovviamente scala ridotta e tutto quanto, ma di fronte ai problemi che appunto adesso sono stati così un po' enucleati, che cosa fece? Aprì una scuola proprio per i fanciulli, per l'educazione dei fanciulli, una scuola serale, quindi anche quei fanciulli che lavoravano 7, 8, 10 ore al giorno avevano poi la sera la possibilità di, certo, non era un'impresa di quelle colossali, però insomma questo dimostra anche l'attenzione di Mazzini verso... Mazzini, meglio ricordarlo qui, Mazzini era un cittadino di Londra. Quando si parla di Mazzini si pensa sempre, lui andò via da Genova giovanissimo, lui nel 27-28 e poi soprattutto dopo i fatti di Savoia fu costretto ad andare via, sette un po' in Svizzera, in Francia, ma poi divenne un cittadino di Londra, per cui lui aveva il polso lì, scriveva sulle maggiori riviste dell'epoca, litigava con Carlo Marx, insomma non era una cosa, a parte poi la prima internazionale che li vide protagonisti tutti e due nel 64,
Ma un altro aneddoto divertente che racconta Mazzini in una lettera è il tema della box. La box cominciava ad andare molto di moda in Inghilterra. L'Inghilterra sviluppò gli sport molto prima che degli altri, ovviamente, degli altri paesi, perché era una società capitalista più avanzata, cominciava a nascere un po' l'idea del tempo libero, quindi c'era questo. Naturalmente non nel settore specifico che siamo venuti analizzando, ma insomma c'era anche. E lui racconta inorridito di questi incontri di box, che li considera cose proprio da bestie, da animali, lo scrive proprio nella lettera, insomma, per lui lo sport da box era qualcosa di assolutamente. Vabbè, insomma, questo diciamo era così una piccola, però rientra in questo ambiente qui che stiamo cercando di, non dico di ricostruire, ma in qualche modo, insomma, così, di enucleare un po' dal libro e soprattutto da tantissime pagine di mail. Quindi do adesso la parola al professor Adolfo Loto, il quale appunto, ha a disposizione 20 minuti, 25, quanto pensa sia opportuno. Il compito di un relatore è principalmente quello di non annoiare il suo gentile pubblico. Io naturalmente cercherò di attenermi a questo principio, anche se devo ammettere e confessare di fronte a voi io non sempre ci riesco, ma insomma ci proverò, almeno avete questa mia promessa. Infatti ringrazio il moderatore anche per questo compito che sicuramente dovrà eseguire. Io a parte gli scherzi voglio sottolineare una cosa che è stata già detta, ma che è bene ancora una volta rimarcare, almeno dal mio punto di vista, che direi è storico politico, e cioè l'importanza della traduzione in italiano per la prima volta dell'opera di Mayer, London Labour and London Poor, un'opera citatissima, un'opera che, diciamo, come giustamente ha sottolineato il professor Frantera, è una fonte primaria per romanzi come Oliver Twist e David Copperfield, e che per la prima volta, grazie a un'impresa non semplice per mille motivi, Mauro Cotone è riuscito a portare a termine. Io ho due riferimenti da cui vorrei partire, molto personali. Uno personalissimo, ed è il fatto che io ero un bambino negli anni 60 che era profondamente nutrito dell'immaginario dickensiano, che avevo letto Oliver Twist, visto il vecchio film, mi pare, del 33. Nel 1965, quando io avevo 9 anni, ci fu il famoso David Copperfield di Anto Giulio Maiano in televisione con Giancarlo Giannini e Roberto Chevalier. Roberto Chevalier che faceva David Copperfield piccolo bambino, e sono delle esperienze che io, dalla lettura di Oliver Twist a questo continuo riferimento del cinema di quegli anni alla cultura e letteratura vittoriana, perché naturalmente non c'è solo Charles Dickens, c'è per esempio Robert Louis Stevenson, insomma è tutta la letteratura vittoriana, è una diciamo il circolo Pickwick che nel 1968 fece Ugo Gregoretti, che era un tentativo di sperimentazione fra cinema e TV e teatro con attori come Gigi Proietti, Mario Pisu, il professor Cutolo, Alessandro Cutolo, Enzo Cerusi, Cotino Buazzetti, insomma un terreno di sperimentazione, di confronto in cui l'immaginario dickensiano era fortissimo. Poi c'è stato, almeno per gli italiani, mentre per esempio nel cinema americano Dickens è endemico e ricorrente, anche
nel cinema di animazione, il Catto di Natale, naturalmente, di Charles Dickens, ma c'è stato nel 2005 un importante film dedicato a Oliver Twist, un nuovo Oliver Twist di Roman Polanski, e a quel punto ho portato mio figlio di 11 anni, Francesco, a vedere questo film, orgoglioso, diciamo, di introdurlo nella letteratura dickensiana, e il risultato è stato disastroso, perché il ragazzino ogni tanto controllava l'orologio e si metteva la mano in fronte perché non vedeva l'ora che il film terminasse. Voglio dire, l'opera di Polanski non è riuscita, spero che questo Grandi Speranze sia migliore, però è la distanza che c'è fra una cultura presente nell'immaginario collettivo che ora è venuta meno. Quindi, diciamo, la traduzione di Mauro Cotone, speriamo che in una certa misura, almeno fra gli studiosi, fra gli interessati, fra gli appassionati di questo argomento, riproponga una certa idea dell'Inghilterra vittoriana che è alla origine, però, badate bene, questo è il ragionamento serio, all'origine del modo di essere dell'Europa contemporanea dal punto di vista politico e sociale, perché l'inchiesta di Mayhew, io ritengo francamente, cioè, Mayhew dà una definizione di se stesso che riporta Mauro, dice: né cartista, protezionista, socialista, comunista o cooperatista o cooperativista, certo i caratteri sono un po' più, ma un semplice raccoglitore di fatti che si sforza di scoprire i vari aspetti del lavoro per arrivare infine alle leggi, alle circostanze che condizionano e controllano le attività e le retribuzioni dei lavoratori. Io non credo che una presa di posizione pragmatica sicuramente di questo genere sia molto moderata. Il cartismo a cui fa riferimento lo stesso Mayhew è un diciamo contenitore politico piuttosto complesso, perché dentro il cartismo ci stanno le posizioni moderate di William Lovett, ma ci stanno anche le posizioni radicali e rivoluzionarie di Julian Ernest, che è un corrispondente di Engels, ed è il promotore di una rivista che si chiama Northern Star, che è una rivista dei Fraternal Democrats, che ospiterà un dibattito interessantissimo che il nostro moderatore conosce benissimo perché è un eminente mazziniano e che è stato riproposto da uno studioso di Mazzini che si chiama Salvo Mastellone, che si chiamava Salvo Mastellone. Su questa Northern Star si produce un dibattito intorno al tema della democrazia intorno al 1845-1846, che vede intervenire alcuni esponenti della emigrazione politica europea, cioè una posizione espressa dal movimento nazionale polacco, una posizione espressa, quella che viene riportata da Mazzini, la posizione sulla lotta rivoluzionaria per la nazione di Mazzini, e c'è un address, un indirizzo politico espresso dai German Democrats Communists, cioè dai democratici comunisti, che altri non erano, coloro i quali hanno materialmente redatto il testo, erano Marx ed Engels. In questo, diciamo, dibattito, uno degli elementi fondamentali a proposito dell'analisi della situazione inglese è che, naturalmente, come bene ha ricordato Mauro, Marx ha presente solo ed esclusivamente grazie a Friedrich Engels, che ha pubblicato nel 1844 La condizione della classe operaia in Inghilterra, e che sta lì
facendo il dirigente di una azienda, di un'industria tessile, la Herman & Engels, da dove finalmente verrà liquidato nel 1869 con una buonuscita di 12.500 sterline, con Karl Marx che si frega le mani, perché Karl Marx notoriamente non aveva reddito ed Engels provvedeva anche a lui. Dicevo, certamente la fonte primaria fino al 1844-45 è Engels per Marx. Tutto quello che Marx riporta, per esempio nel manifesto sul proletariato dal punto di vista, e anche sui movimenti operai, sui vari partiti politici presenti fra l'Inghilterra e il continente, è Engels l'uomo, diciamo, della realtà, che riconduce Marx al principio di realtà. Ma dalla fine dell'Ottocento in poi, questi reportage che avvengono, queste inchieste che vengono pubblicate dapprima sul Morning Chronicle, che è un giornale diffusissimo, sul quale scrive pure Mazzini nel 1845. Mazzini era un personaggio importantissimo nella Londra degli anni 40, perché c'era stato anche uno scandalo legato a alla corrispondenza aperta da Mazzini e riportata, aperta della corrispondenza di Mazzini aperta dalla polizia inglese, e che era attraverso le cancellerie arrivate a Metternich, agli austriaci. Per cui, insomma, mentre Mazzini era considerato un terrorista dagli austriaci, era un libero cittadino in Inghilterra. Mazzini aveva una enorme simpatia intorno a sé, ma insomma questo è un aspetto secondario. Quello che è sottolineato in maniera giustissima da Mauro Cotone nell'introduzione è proprio questa complementarietà fra Engels e Mayhew, perché Mayhew, attraverso l'inchiesta giornalistica, ma per il fatto stesso che si tratta di una scrittura di stampo giornalistico, è una scrittura accurata, una scrittura fatta di rilievi statistici, di classificazioni, di definizioni piuttosto secche, ma è comunque una scrittura giornalistica, cioè destinata a un pubblico, nei termini, diciamo, della culturazione, dell'alfabetizzazione dell'epoca, ad un pubblico più ampio che non i mai letti fino a quel tempo libri di Marx ed Engels. Il manifesto di Marx comincia ad avere, che è del 1848, comincia ad avere una certa circolazione e traduzioni seguite a partire dal 1872, quindi insomma è ancora, sto parlando degli anni 40-50, degli anni 40 soprattutto, perché sono gli anni che spingono meglio nella direzione della costruzione di questo libro. E dentro questo libro, ma dentro le tematiche di meglio, ci sono gli argomenti che sono al centro della riflessione politica e sociale dell'epoca, un po' ovunque, perché il tema principale di Marx nel manifesto, del dibattito che ho cercato di indicare poc'anzi, è il tema della rivoluzione. Dove scoppierà questa rivoluzione se non in un paese come l'Inghilterra, a miseria crescente e con una classe operaia che comincia ad essere preponderante dal punto di vista numerico sulla popolazione? Eppure c'è uno scrittore politico che ha visitato l'Inghilterra negli anni 30, il 33 e il 35, a ridosso di una importante riforma della poor law, della legge sulla miseria, sulla mendicità, come si sarebbe detto in Italia, che è del 1834. Questo scrittore era Alexis de Tocqueville, che visita l'Inghilterra dopo aver viaggiato in America e
la visita alla vigilia della pubblicazione del suo grande libro La democrazia in America, che è del 1835, e immediatamente dopo. E nelle sue note di viaggio e nei suoi report che scrisse sulla poor law, sul pauperismo e sulla legge sulla povertà, lui scrive, questo è un appunto datato Londra 7 settembre 1833, se si chiama rivoluzione ogni mutamento radicale delle leggi, ogni trasformazione sociale, ogni sostituzione di un principio regolatore ad un altro, l'Inghilterra è certo in fase rivoluzionaria, perché il principio aristocratico, punto chiave della sua Costituzione, va indebolendosi ogni giorno di più. Ed è probabile che a un dato momento il principio democratico ne prenda il posto. Tocqueville chiamava principio aristocratico, faceva una distinzione tra principio aristocratico e principio democratico, intendendo con il principio democratico l'espandersi dell'eguaglianza delle condizioni fino a che questa eguaglianza delle condizioni da fatto sociale non diventasse poi anche fatto politico e di governo. Diceva, ma se per rivoluzione si intende un rivolgimento brusco e violento, l'Inghilterra non mi sembra matura per un simile evento e ho anche molte ragioni per pensare che non lo sarà mai. E spiega come, secondo lui, il motivo per cui l'Inghilterra non sarà mai soggetta ad una rivoluzione sociale è la caratteristica, è il modo in cui è composta la sua aristocrazia. Un'aristocrazia che è stata capace di imborghesirsi e quindi non è così impenetrabile quanto invece altrove in continente. Non è così impenetrabile come nella Francia che darà vita alla Rivoluzione francese o come in altre parti, in altri territori europei in cui l'assolutismo politico imperversa. In Inghilterra invece dal 600 in poi una Costituzione che tende ad aprire sempre di più le possibili, diciamo, modificazioni le possibili modificazioni delle componenti della classe dirigente, ha modo di trasformarsi nel tempo. E Mayhew, che, diciamo, io la prima volta che ho sentito parlare, ne parlavo con Mauro quando stava finendo il suo libro di Henry Mayhew, lo citava un nostro amico e maestro, che era Luciano Russi, che è stato rettore della mia università di Teramo, che nei suoi studi su Carlo Pisacane e sulla sua emigrazione in Inghilterra parla di Henry Mayhew parlando del suo reportage come di una fotografia inedita e per molti versi scandalosa delle masse popolari e dei vizi della metropoli, criminalità, prostituzione, eccetera, eccetera. Il problema è che i poveri in Inghilterra evidentemente non fanno la rivoluzione. Evidentemente aveva ragione Tocqueville e diciamo il problema, diciamo, è piuttosto complesso, perché uno degli argomenti più importanti di critica nei confronti di Marx e del marxismo, ma comunque i poveri sono, diciamo, una componente essenziale dell'Inghilterra di quel tempo. Questo significa che introducono un nuovo ulteriore elemento di, come dire, di insicurezza nella società del tempo, che è il problema della criminalità. La miseria crescendo, ma anche una certa libertà, diciamo, di movimento, fanno aumentare il tasso di criminalità. Ne è una cronaca piuttosto fedele il libro di Mayhew riguardo agli atteggiamenti criminosi o comunque alla inclinazione al delinquere che i poveri hanno nell'Inghilterra, nella Londra
nella Londra di quel tempo, ma c'è un altro libro che insomma non credo che verrà mai tradotto in italiano, ma che è del 1862, se non ricordo male, di Mayhew, proprio sulle prigioni a Londra. Bene, la questione penitenziaria, la questione delle prigioni, da fra 1830 e 1848 è un tema che produce un dibattito fortissimo in tutta Europa, e su mendicità, miseria e questione criminale intervengono, per esempio in Italia, vi cito Cavour, che scrive due testi sulla mendicità in Savoia e poi un testo che è un riassunto, diciamo, della Poor Law del 1834 inglese. Carlo Cattaneo, Pasquale Stanislao Mancini, insomma una grande parte del movimento di intellettuali che saranno legati poi al Risorgimento ha una specie di apprendistato sociale su queste tematiche, che però nascono e diventano un elemento di grande, diciamo, dirompente, un elemento di dibattito in tutta Europa. Io volevo poi sottolineare un ultimo aspetto che mi ha molto che è legato anch'esso alla diffusione, diciamo, alla miseria crescente, che è in un'epoca diciamo che sta indirizzandosi sempre più verso il positivismo scientifico, la fisionomica, una forma di razzismo teorizzato dal punto di vista razziale, affiora non in maniera forte, ma affiora anche in Mayhew, dove quando scrive, dice: gli atteggiamenti dei ragazzi erano disperati, molti non erano solo di bell'aspetto, ma avevano un'espressione franca e sveglia che non faceva in alcun modo pensare alla ribalderia, molti invece avevano gli occhi infossati e un po' divergenti, che sono così caratteristici di una naturale disonestà e della furbizia. Alcuni avevano i lineamenti regolari di ragazzi nati da genitori in circostanze normali, eccetera, eccetera. L'esperienza, diciamo, questo nel 1852 Arthur de Gobineau, che era considerato un esponente del liberalismo moderato francese, scrive un libro destinato a diventare un manifesto del razzismo, e nel corso, diciamo così, dell'ultimo scorcio dell'Ottocento, le teorie che vanno a indirizzarsi fra l'antisemitismo, l'eugenetica, il razzismo biologico tendono a prendere sempre più piede. Ma a quel punto Henri Mayhew avrà, diciamo, smesso di prendere appunti e di trascrivere tutte le sue osservazioni, perché muore nel 1887. L'anno in cui muore Henri Mayhew è l'anno in cui nasce un altro grande esponente della cultura e dell'immaginario vittoriano di cui parlavo all'inizio del mio intervento. Nasce già adulto, si chiama Sherlock Holmes, e nasce dalla mente di un medico, di uno scienziato scozzese, che era Arthur Conan Doyle, che troverà il modo di fondere denuncia sociale, mistero e scienza. Quel mistero che poi prenderà sempre più il sopravvento sulla sua vita, perché Arthur Conan Doyle dedicherà gli ultimi due decenni della sua vita allo studio dello spiritismo. Anche questo era un frutto della Inghilterra vittoriana. Grazie. Grazie al professor Nodo, il quale ha posto anche nella relazione precedente una serie di interrogativi, di cui uno mi sembra appunto quello Tocqueville.
Quintiliano forse tra i più interessanti, no? Cioè, perché i poveri dell'Inghilterra non fanno la rivoluzione? Io credo che un altro grande italiano che si chiamava Vincenzo Cuoco, che visse prima, che morì pazzo, avrebbe risposto: perché gli inglesi fanno le riforme della rivoluzione. Cioè gli inglesi intervengono all'interno della società civile, all'interno, diciamo, delle problematiche, con riforme che in qualche modo bloccano potenziali tentativi di eversione. E poi soprattutto perché c'è comunque una tradizione liberale che è penetrata fino in fondo all'interno delle istituzioni inglesi. Io prima di, non so se volevi aggiungere qualcosa, volevo leggervi una poche righe che dimostrano che cosa? La assoluta conoscenza che c'era già nell'Europa del tempo di questa situazione inglese. Cioè, poi so che c'è un'estrazione. Ecco, se qualcuno riuscisse a individuare l'autore di quello che vi sto per leggere, ma è veramente interessante, cioè non tanto quello che dice quanto il nome dell'autore che ha scritto. Allora, le seguenti notizie sui ricoveri aperti a Londra, credo che sia un mostro. Allora, le seguenti notizie sui ricoveri aperti in Londra ai miserabili per passarvi la notte possono dare un'idea dell'estrema indigenza che regna fra le ultime classi di questa immensa capitale. Quindi stiamo sui 2 milioni di persone, sugli indigenti. In essi raccogliesi la sera in una quantità, in queste, diciamo, case, ricoveri, si raccolgono la sera una quantità di bisognosi che cercano di passarvi la notte al coperto dal rigore della stagione. Per dare asilo al maggior numero possibile vengono messi stretti l'uno all'altro. Altra volta, in occasione di un inverno molto rigido, si distribuivano minestre a tutti. Ora non ci sono più soldi e quindi viene distribuito solo pane e acqua. Ogni giorno il pavimento si ricopre di paglia fresca, la sala è riscaldata da grandi stufe. Sono operai miserabili che la speranza di trovare lavoro trae alla capitale. Ora, potrebbe essere, invece questo, lo dico perché tanto non ci arriverebbe nessuno, è Giuseppe Gioacchino Belli, nello Zibaldone, riprende questa pagina sicuramente da un giornale, ma comunque la fa propria. Belli era un grande conoscitore anche internazionale, leggeva sta nello, no, non era stato in Inghilterra, nello Zibaldone di Belli si trova questo passo, che secondo me è una cosa straordinaria che ci sia anche da parte sua. Stato straordinario non è, perché è ovvio che lui, parlando, diciamo, del popolo romano, poi fa dei raffronti, si mette continuamente in gioco, diciamo, le proprie conoscenze. No, però mi sembrava veramente un passo interessante e do volentieri la parola. Una piccola osservazione, perché è vero che i poveri appunto non fanno la rivoluzione, però fanno notizia. Adesso pensavo, mentre interveniva lui, che le letterature appunto dei licei, alla fine degli anni 80 e anche primi anni 90, ancora presentavano, affiancato insomma a Dickens, a queste opere di Dickens, John Stuart Mill, Macaulay, quindi anche un'altra Inghilterra che non era soltanto quella del London Poor e del London Labour. E invece pian piano questo interesse, che adesso non so, adesso scopro pure che addirittura appunto Belli si interessava di queste cose, ma per esempio Grandi Speranze è scomparso dalle letterature dei licei oggi, è scomparso anche l'Old Curiosity Shop, e prevalgono questi aspetti della Londra povera, perché prevale il David Copperfield, quello appunto
delle prigioni, prevale l'Oliver Twist, quello della workhouse, prevale Nicholas Nickleby delle scuole di campagna in cui i bambini vengono stipati come un pollaio e quindi vengono sfruttati nelle mansioni della gestione ordinaria della scuola. C'è Hard Times, un brano che ricorre sempre, quello della fact, quindi l'utilitarismo, no? Che diventa proprio la dottrina dominante della classe borghese. E quindi è interessante vedere come in effetti questo appeal dei poveri e di questo aspetto dell'Inghilterra vittoriana oggi sia ancora più marcato che nel recente passato. Quindi anche l'editoria nostra evidentemente poi ritiene che ci sia un interesse diffuso nei confronti di queste tematiche, per cui il lavoro del curato da Mauro è sicuramente ancora più interessante, insomma. Chiedevo da questa discussione, ma quanti di questi personaggi descritti da Mayhew saranno stati ad accogliere Garibaldi nel suo trionfale arrivo a Londra nel 1864? Si parla addirittura di 800.000 persone stipate. No, alle ultime dati, gli ultimi dati. Comunque, veramente interessante questa cosa, perché effettivamente, e poi Garibaldi era veramente, voglio dire, l'eroe ideale, no? Per queste figure, per questo. Molto più cartista che rivoluzionario da questo, quindi è evidente. Vabbè, do la parola all'autore. Ma volevo dire, quel testo a me sembrava di Jack London, perché nel 1902, cioè l'anno dopo la morte della regina Vittoria, perché il periodo vittoriano di fatto corrisponde all'Ottocento, insomma, la regina Vittoria muore nel 1901, nel 1902 Jack London ha scritto Il popolo dell'abisso. Lui si è travestito da povero, da straccione, ha lasciato i vestiti, si è messo a girare nel sottobosco di Londra e quindi ha descritto quello che trovava, proprio mettendosi dalla parte, quindi facendo quelle descrizioni che poi sono queste stesse. Cioè all'inizio del secolo successivo di fatto la situazione era la stessa che veniva descritta nella metà dell'Ottocento, perché quello che Hobsbawm definiva il trionfo della borghesia, il XIX secolo, è stato proprio lo sviluppo commerciale coloniale con questa altra faccia che abbiamo visto. Una cosa volevo dire soltanto: si parlava di fonte inesauribile di questa cosa, che in effetti questi sono i quattro volumi originali che contengono più di 800 articoli. La traduzione ne riporta 134, quindi io ho soltanto scalfito un po' la superficie dell'opera, però naturalmente non era possibile fare molto di più. Ringrazio anzi qui presente uno dei finanziatori dell'opera, che è Piero Burascano, che ha convogliato il finanziamento della Cassa di Risparmio di Terni, perché in effetti è stata un'opera ponderosa. Volevo ringraziare l'editore che ha contribuito, purtroppo non è venuto qui oggi il Giuseppe Gangemi, che purtroppo non sta bene, però volevo dire che lui stesso ha avuto un'iniziativa, mi ha chiesto di scegliere 6 immagini del libro, perché all'interno del libro sono riportate immagini sia dell'opera originale sia di Gustave Doré, che ha fatto incisioni sulla Londra vittoriana. Io ho scelto 6 immagini che lui ha stampato su un formato grande e adesso possiamo fare una riffa alla fine, insomma, adesso vediamo come procede, ci sono domande eventualmente. Possiamo sorteggiare tra i presenti un ricordo della giornata. Sono stampe dalle immagini del libro. Rispetto al resto, Napoli era la quarta città.
Intanto c'era Parigi, insomma, che non eguagliava Londra, ma credo che le cifre più o meno fossero le stesse. Napoli mi sembra un riferimento interessante. Dunque, Napoli aveva più di un milione di euro. Il problema però era diciamo, la qualità, come dire, di questi bisognosi e miserabili, perché Napoli c'erano i Lazzari, che era molto diversa la situazione. Non c'era stato il cartismo, non c'era, e c'era la tradizione del 1799, che era una tradizione terribile dal punto di vista, da tutti i punti di vista, ma dal punto di vista della popolazione, cioè la rivolta napoletana del 1799, sono due linee di rivolte, la prima è quella contro l'ingresso dei francesi a Napoli, la seconda è la rivolta sanfedista di Ruffo a capo delle bande contadine. Tutte e due furono esempi di una violenza e di una diciamo integralità dal punto di vista proprio anche religioso assolutamente lontanissimi dalla Londra di quell'epoca, cioè proprio Napoli credo che sia agli antipodi di quella Londra. E questo 1799, che poi gli inglesi tentarono di rifare sotto Murat nel 1808, nel 1809, perché sbarcavano i briganti in Calabria, rifacevano. Ma diciamo, questa dimensione poi rimarrà per tutto l'Ottocento come uno dei drammi più grossi, e la paura dei Lazzari, del lazzarismo, sarà una delle costanti, come dire, dei grandi. Anche degli uomini politici dell'Ottocento, cioè quando Cuoco dice che ce l'avevo prima, che è stato per caso, insomma, non una vittima, diciamo, quando dice bisogna fare le riforme della rivoluzione, perché lì proprio siamo in una realtà completamente digiuna di liberalismo, di moderatismo, di democrazia, di idee sociali, cioè ci sono dei grandissimi intellettuali, ma poi diciamo la gestione del potere è assolutamente priva di qualunque riferimento diciamo istituzionalmente avanzato. Pensiamo al 48, quando la Costituzione durò praticamente pochi giorni, proprio perché c'era diciamo una. Quindi Napoli mi sembra veramente un riferimento interessante, ma proprio come opposto rispetto a quello di Londra. Cioè se a Londra si discuteva sui principi della democrazia, sulla, come dire, e poi si arriva addirittura diciamo alla teorizzazione del socialismo e del comunismo poi con Marx, anche se diciamo non è Londra, come dire, però insomma è lì che il dibattito in qualche modo freme di più, però Napoli, non a caso a Napoli poi, Napoli sarà la città italiana dove l'anarchismo bacuninista avrà diciamo le sue radici più forti, proprio perché il tessuto sociale napoletano è esattamente l'opposto, ecco. Peccato che Tocqueville non ci abbia lasciato una descrizione dei poveri di Napoli, è apposta, dico, perché sennò sarebbe stato veramente interessante un uomo della sua capacità, della sua intelligenza, che capisce esattamente la società londinese, 10 righe sulla società di Napoli avrebbero sicuramente aperto orizzonti nuovi. Bene, sì. Credo che la distinzione più forte sia quello che diciamo, la locuzione che per la prima volta appare proprio sul testo di Friedrich Engels del 1844, la rivoluzione industriale. Cioè il fatto è che c'è un innalzamento demografico dappertutto in Europa, ma in Inghilterra diciamo, il fenomeno è molto più forte. Io non so bene, c'è un censimento del 1851 in cui si certifica che la metà degli abitanti di Londra non aveva una occupazione certificabile. Questo in quello che era il più grande motore commerciale del tempo. Questo significa che la situazione certamente di Napoli sarà stata assai
peggiore dal punto di vista, però il problema è che a Londra rappresentava un richiamo fortissimo, perché l'inurbamento era molto più forte. C'è una cosa che io ho letto su una biografia di Marx di tempo fa, una biografia inglese di Marx, cioè ha riportato un tentativo, non so se ti risulta Mauro, che meglio fa di alzarsi in volo con un pallone, con una mongolfiera, per riuscire a vedere dove finisse Londra. E lui poi racconterà che non era riuscito a vedere dove finiva Londra, talmente era estesa anche per la conformazione topografica proprio della città. Quindi, diciamo, quello è un momento, Londra è il cuore pulsante del mondo di quel tempo, ed è, ha detto benissimo lui quando l'ha definita un po' come doveva essere ai nostri occhi, avrebbe potuto essere un po' come la Calcutta, la Mumbai Nairobi, insomma come città che oggi a noi appaiono infernali, però quello era la punta più avanzata della civiltà europea e mondiale in quel tempo. Proprio alla luce di quello che dicevi, esattamente questo, il dato, no? La metà degli abitanti, Nairobi, 5 milioni di abitanti, 3 milioni e mezzo vivono nelle baraccopoli, ci sono 220 baraccopoli a Nairobi. Kibera conta 700.000 abitanti che vivono in condizioni che noi veramente non riusciamo neanche a immaginare, quando ci mettiamo piede, se ci mettiamo piede, protetti dalle ONG, perché non sono proprio luoghi assolutamente frequentabili, rimaniamo allibiti di come si possa vivere in una quantità così smisurata di persone tutte nello stesso posto. E allora anche a Nairobi il pallone aerostatico non ci permetterebbe di vedere tutto dove finiscono tutte queste baraccopoli, per cui l'attualità di Mayo è straordinaria ancora. Non ci sono altre domande? Se no procediamo a realtà natalizie di Keynesiana. Fango, oggi sono gli italiani che parcheggiano sulle sponde del Tamigi, non leggono l'orario della marea
vanno a riprendere la macchina ed è classicamente coperta d'acqua. Questo oggi le allodole del fango, gli italiani a Londra. Gli allocchi del fango. Viene a ritirare il premio? Il secondo estratto è? Caccia ai ratti. Caccia ai ratti, questo è bellissimo fra l'altro, eh? È uno dei pezzi più belli che ci sono, veramente meraviglioso. Ecco, arriva lì. La casa del mercante di stracci di Gustave Doré. Banco del caffè di Londra, numero 12. Coffee stall. Numero 12. Il 12 non c'è. Ah, perché in contumace. È esilio. Non è strano. Hans dice, qui siamo proprio nelle fogne. Qui siamo al numero 3. Chi ha il 3? Ma che cos'è quello? Ah, questa è la cosa che fa il libro. Questa è la mappa. La mappa di Londra 1862, questa, da affiancare alla mappa di Roma di quegli anni. Numero 6. 6. Quella è il 9. Buonasera.